Ragazzi, welcome back. Sono Michele, conosciuto anche come Mike of the Desert sul web. E si torna a registrare all'alba. L'unico momento in cui questi fari mi permettono di sopravvivere. Alla temperatura estiva, ma... ci stiamo per addentrare in un'area di Bloodborne che è quella che sembra meno soulsiana. Sembra meno soulsiana perché fondamentalmente... è alla tomba? Che magari riesco ad avere quel famoso dialogo. Voglio assolutamente, a costo di prenderlo dal web, discuterne con voi. Non l'ho mai ascoltato, ma non credo. Perché quando mi avvicino lei si alza, quindi non credo di aver avuto un evento particolare. Vedete? Si sta alzando. Ah... piccola bambola. E German? Nulla. Ok. Stavo discutendo del fatto che ci stiamo avvicinando ai boschi proibiti. I boschi proibiti sono un'area talmente vasta, talmente complessa, anche soprattutto la prima volta che la si affronta, che davvero spesso e volentieri ci si rende conto di perdercisi talmente tanto e talmente tanto male che non sembra una mappa comprensibile, no? Allora, Grand Cathedral, perfetto. Come sempre, commenti a iosa, discussioni. Henwick è un luogo strano. Bloodborne si sta avvicinando in questo New Game Plus a Birkenworth. E lo stiamo capendo tutti, anche grazie a ciò che ci circonda. Perché stiamo per raggiungere i boschi proibiti. Cioè, i boschi proibiti sono proibiti per una ragione. Allora... la narrazione di Bloodborne è molto più semplice di quella di Dark Souls. Poi è la lore, è tutto ciò che ne consegue ad essere... ah, ok, grazie Texture, siete tornate. Ad essere mostruosamente occultata, come quella di Lordran. Ma la narrazione, la linea degli eventi, è più semplice. Perché Dark Souls ha il vantaggio narrativo di avere un'introduzione narrata. Ti spiega la base del mondo, cosa che non fa Bloodborne. Ma Bloodborne, dalla sua, ha invece una semplificazione piuttosto seria di tutto ciò che invece è gli eventi. Ossia, mentre in Dark Souls sappiamo che grazie all'introduzione tutto ciò che ci serve è messo su un piatto da poter poi osservare, gustare e comprendere, mentre in Bloodborne sappiamo viceversa... ehi, bestiole. Prova ad attaccarmi, perché io ho una pistola. Oh, hai schivato il proiettile. Sei stato molto bravo. Allora, e io ho sparato nel momento sbagliato. Però, in Bloodborne, invece, non abbiamo un'introduzione comprensibile. Abbiamo un'introduzione misteriosa che ci fa capire qualcosa che non va. Io ho visto, tempo fa, un video... non ho la minima memoria di chi fosse, perché sto parlando non di qualcosa che è successo tra l'episodio scorso e questo. È un video che mi passò Fenrir, lo fece vedere, lo abbiamo visto insieme, di un ragazzo che analizzava l'introduzione di Bloodborne. Vorrei tanto ritrovarlo per potervelo linkare, dare credito a questo ragazzo, perché non è italiano. Però mi ricordo che il video in sé... non faceva notare niente di particolare, se non alla fine. Sono stato parecchio distratto. Ehi. Si fanno male i fulmini? Mi fa piacere. Allora, questo ragazzo faceva notare una cosa simpatica di cui abbiamo discusso nello scorso episodio. E infatti è da lì che voglio arrivare, parlando della narrazione. Dovrebbe esserci un tesoro di là. Ossia che alla fine, quando il cacciatore uccide il malato a terra, che praticamente inizialmente veniva visto come una bestia, mentre in realtà è il cacciatore che sopprime la piaga, prima che diventi molto più pericolosa, avete visto che ha gli occhi ciechi. Non è quello l'indizio, non è il fatto che ovviamente è diventato cieco a causa della piaga. Il punto è come ruota il bulbo oculare, ruota in maniera innaturale, non è che fa ruota in maniera bestiale perché c'è qualcosa di arcano e orribile dentro il suo corpo, no. Quel movimento del bulbo oculare esiste nella vita reale.
esiste nel nostro mondo e purtroppo implica la separazione del cervello dal nervo ottico. Il nervo ottico è staccato e l'occhio gira in maniera innaturale. Questa è una gran figata perché implica l'oedonismo. L'oedonismo che è... Capite? Non voglio ricominciare i discorsi già fatti, per questo ho tagliato corto con qualche onomatopea. Però il punto è questo. Molti si toglievano la vista, anche in maniera chirurgica, o la perdevano a causa o contro la possibilità o di vedere i grandi esseri o di preoccuparsene di questa insight. Tuttavia, stiamo per affrontare una delle aree più belle di Bloodborne, che non è tanto il bosco in sé quanto il mondo che si gira intorno a lui, l'atmosfera, il fatto che sembri una mappa enorme quando magari non lo è, ma è veramente vasto il bosco proibito. Senza contare il mulino. Mulino in cui entreremo tra un po'. Veramente una figata. Forse entriamo in quello, però. O in entrambi. Adesso non ricordo questi dettagli. Quella è Kanehurst, vero? O è Yharnam? Credo che forse sia Yharnam. Dovrei porre più attenzione alla mappatura di Bloodborne, ma proseguendo nel gameplay non riesco a essere così preciso. Voglio invece, con gran curiosità, ascoltare le novità che può dirci Alfred in italiano. Ragazzi, ascoltiamo. Oh, sono felice di vederti in salute. Bene, pensiamo a qualcosa di cui discutere. Devi solo dirmi cosa suscita il tuo interesse. Sarebbe tristissimo se potessimo danneggiarli così. Allora, parlami dei Vile Sangue, Alfred. Sperando che il microfono non ascolti il mio stomaco. Ah, c'è una cosa che voglio dirti. Esatto. Una briciola di saggezza dell'eminente Mastro Locarius. Ok. C'è stato uno studioso che ha tradito i suoi pari a Birkenworth. Lawrence. Portando con sé del sangue proibito al castello di Kanehurst. Forse non Lawrence. È là che si sono manifestati per la prima volta i Vile Sangue. I Vile Sangue sono orrende creature che minacciano la purezza del sangue curativo della Chiesa. Il signore dei Vile Sangue è ancora in vita. E così, per rispettare il volere del mio signore, io continuo a cercare la via verso il castello di Kanehurst. Addio dunque. È stato un piacere. Che il buon sangue ti mostri la via. Ho sempre visto Alfred come un'entità crudele, spietata, carnefice appunto, ma non ottusa da un concetto religioso sbagliato. Eppure questo dialogo, risentirlo dopo aver completato Bloodborne con voi, mi fa un po' cambiare idea. Ragioniamoci sopra. Ho detto che forse non è Lawrence perché dobbiamo decidere e comprendere tramite le cose che vedremo più in là anche se Bloodborne vuole essere molto chiaro o meno. Ossia, se il fatto di poter vedere Lawrence che tradisce o semplicemente si allontana da Willem e questo dialogo come un collegamento possibile, allora lo facciamo semplice. Lawrence ha tradito Birkenworth e ha portato il sangue curativo a Kanehurst, ove la regina è stata resa immortale facendo un anticristo, praticamente creando, volendo tentare di creare qualcosa di così particolare, è divenuta immortale per qualche ragione, cosa che dobbiamo comprendere. E forse il suo obiettivo è creare questo anticristo della piaga, no? Però, viceversa, Willem ha sempre detto di temere il sangue antico. Il sangue antico è, in una certa forma, il sangue curativo della Chiesa. Quindi, Locarius, in tutto questo, dove si pone? Non era d'accordo con Willem? Perché il sangue curativo non è puro per niente. O meglio, è puro, ma dal punto di vista religioso. Dal punto di vista dell'osannazione, perché altrimenti è tutto fuorché puro. La parola chiave... La parola chiave... Parola... Chiave. La parola chiave. Fico, eh? Ho deciso apposta di stare in silenzio perché mi ricordavo che diceva cose in più.
E questo è uno dei colpi di scena più divertenti di Bloodborne, il fatto che il guardiano sia già morto e ci dà un punto intuizione. Ora, questa vuole forse anche essere la scusante di From Software da qualunque discontinuità temporale e logica di Bloodborne, perché come al solito il tempo è distorto, è la scusa della vita, è la scusa di ogni scappatoia possibile e immaginabile per qualunque tipo di scrittura imprecisa o dubbiosa. Perché dopo tutto, se lui è morto, allora non è un problema che Patches parli una volta che sia morto. Non è un problema ritrovare incongruenze temporali. Kanehearth, d'altronde, è in un tempo assolutamente separato dal mondo normale, in quanto stiamo parlando di una carrozza spettrale che ci porta in un mondo alternativo. Tutto è molto discutibile in Bloodborne, e tutto è molto discutibile per una semplice ragione. In Bloodborne non c'è il discorso del tempo è distorto, c'è il discorso del è tutto un incubo. È tutto un incubo, o comunque è tutto reale ma influenzato dall'incubo del grande essere. E il grande essere qual è? Più di uno. Non è soltanto un grande essere che influenza il mondo di Bloodborne, e questa è una cosa sia molto comoda sia molto figa. Perché abbiamo Mergo, Mensis. No, Mensis non è proprio un grande essere. Se fosse un grande essere, è un nomignolo dato dalla scuola di Mensis che... Ho letto nei commenti, c'è stata una discussione interessante sul fatto che possa essere un singolo uomo o un gruppo. Io non ho mai ritenuto potesse essere un singolo, ragazzi. Si percepisce che è un gruppo di persone, una scuola, un modo di pensiero. Una scuola di pensiero. Volevate fregarmi voi due. Porca miseria. Io vorrei cominciare anche a provare altre armi. Però durante i Chalice Dungeon, ragazzi, io ho provato a utilizzare le... Blade of Mercy. Le Blade of Mercy le ho provate mentre scaricavo, scendevo nei dungeon. Il problema delle Blade of Mercy velenose è che non attacca al veleno, e questa è una cosa che mi è dispiaciuta tantissimo. Va provata anche con altre creature, però ci sono rimasto particolarmente male. Ci sono rimasto male perché alla fin fine, per ora, il Souls, in cui gli status sono non più utili magari, ma in cui attecchiscono perlomeno, è Dark Souls 2. Perché in Bloodborne ho comunque usato gemme, forse non le migliori del gioco, ma le ho utilizzate, belle pesanti. E o ho sbagliato io a creare la build veleno, anche perché mi è stato detto, proprio al Geek Party, che il veleno rapido non è la tossicità, è il sanguinamento. Però comunque non ho mai avuto effetto sulle creature. Bisogna vedere un po', bisogna fare qualche prova. Ah, complimenti. Ah, peccato, avevo visto bene che avrebbe attaccato, ma... Attacco troppo presto, vedete? Non è la finestra di Perry. Su, su. Ecco qua. Avete visto? Perché ho fatto il Perry in questo caso? Perché sono riuscito a fare il riposte? Perché non stava più facendo l'attacco di rotazione, ma stava per saltare. E quindi ho interrotto il salto nel momento giusto. Quindi, quali grandi esseri ci sono? Siamo tutti d'accordo, io sono piuttosto confuso dalla descrizione dei trofei, perché bisogna stare molto attenti a chi ha supervisionato questa cosa. Però noi, come giocatori, speculatori, come appassionati, non possiamo stare sempre sull'unghia attenti a chi ha scritto cosa, perché altrimenti diveniamo matti. Che cosa c'è qui dentro? Non è solo non è solo carbone o qualcosa che brucia, eh. È un corpo. È un uccellino. Ok. E vanno a fuoco. Forse erano utilizzati similmente a quelli nelle miniere, ma perché all'aperto? C'è qualcosa che li ha uccisi? Al di là delle belve, i cittadini pazzi. Al Geek Party, ragazzi, in cui sono stato a Messina qualche giorno fa... Ragazzi, ho scoperto, grazie a un ragazzo, un'informazione interessante. Qualcosa che avrei tirato fuori dallo studio per l'anime della caccia, che mi è stata anticipata da questo appassionato e fellow undead. Dico sul serio, figata, queste tombe sembrano uscire come funghi, ma sono di ispirazione ebraica. Praticamente, a quel che mi ha detto il ragazzo, gli ebrei ritengono sbagliato dissotterrare un corpo per poi spostarlo affinché si possa ricostruire un cimitero corretto. E a volte succede che quindi le salme vengono messe una sopra l'altra o una vicino all'altra in maniera irregolare, quindi le tombe diventino di questa conformazione, come se diventassero dei funghi, no? Tutte una sopra l'altra. E quindi cosa ci fa capire, secondo questo ragazzo, e quindi in maniera plausibile,
all'interno di Bloodborne questa estetica, al di là che molte cose sono esagerate, ragazzi. Ricordiamoci che in Bloodborne tutto è profondamente esagerato proprio perché ovviamente stiamo all'interno di una deformazione, di un incubo, di una cosa orribile. Potrebbe implicare che questa piaga, è in atto non tanto, non solo il sangue cinereo, molto, da molto, molto tempo, probabilmente più generazioni, forse anche qualche secolo, il che ci porta a ragionare in maniera intelligente anche nei confronti di Ptumeru. Allora, stesso discorso vale per i discorsi sull'ubiquità. È vero, l'idea di quel ragazzo, di quell'altro ragazzo che parlava dell'ubiquità delle amigdala, è veramente bella, però contemporaneamente. Ricordatevi sempre, ragazzi, che se state caricando un R2 al massimo e vedete e calcolate, grazie al cielo, siamo intelligenti ed è questo il bello dei videogiochi, che sfruttiamo questo, e vedete che il tempo d'attacco dell'avversario è più veloce del vostro, lasciate andare il tasto. Non, a meno che ovviamente non abbiate un Kirkhammer o qualcosa di veramente tosto e vogliate utilizzare l'Hyper Armor, ma. Ok. Allora. Bisogna stare molto attenti a questi dettagli, perché chissà se c'è modo di cadere qui senza morire. Perché credo che questa sia l'altra parte bassa della palude dove poi si raggiungono le ombre di Yharnam, ma non credo sia uno shortcut plausibile. Perché o non è il luogo giusto o si muore, anche perché le ombre di Yharnam sono molto più giù. Quindi immagino che non sia esattamente giusta la visione della mappa che ho avuto in questo momento. Allora, cerchiamo di esplorare bene questo luogo. Olè, ehi là, no, calmino un secondo, per favore. Ecco. Perché so che ci siamo persi qualcosa. Per esempio, ci siamo persi la maschera superiore di quel set, quello famoso che abbiamo trovato qui in questo bosco, quello dei Watcher del. Per esempio, si potrà saltare qui? Non così sicuramente. Allora, stiamo un po' attenti e in silenzio. Vorrei un attimino essere consapevole. Allora, questo luogo può essere mostruosamente pericoloso a seconda dei casi, perché non è sbagliato dire che è una bella trappola. Questo piccolo corridoio, se lo osservate. Aia! Se lo osservate, è molto, molto ben costruito. Perché abbiamo un passaggio con delle fiamme. Fiamme che possono essere assolutamente utilizzate per attaccare viceversa i nostri avversari. Perché se li possiamo spingere sul fuoco, si danneggeranno, si suicideranno. Se li aggrediamo in maniera intelligente, la vittoria è nostra. Viceversa, però, abbiamo questi che ci attaccano. Scusate, ragazzi, il mio sguardo è andato una cocco fuori dalla finestra. Abbiamo quelli che ci lanciano dei sassi, sassi che ci stordiscono mentre i cani ci potrebbero assalire in gruppo durante l'attacco degli altri contadini che hanno delle armi bianche. Insomma, è un bel pasticcio se si sbaglia. Vediamo un po' se riesco a fare sto salto. Non credo sia possibile, ma voglio assolutamente provarci. Io non capirò mai perché From ha deciso di nuovo di mettere il tasto cerchio per saltare. Questo è un mistero. Twin Bloodstone Shards, visto che abbiamo constatato il fatto che non le abbiamo più perché stiamo potenziando l'inferno, cerchiamo perlomeno di recuperarle durante il gameplay, specialmente perché il mio obiettivo adesso è prendere parecchi pezzi. Voglio anche cambiare arma, voglio andare un po' oltre. Non credo sia possibile, ma potrei essere io a fare lo gnorri e aver sbagliato. Comunque. Guarda come ci porta verso la trappola, Fantastico. Loro. Diciamo che le lucertole, tra virgolette, di Bloodborne sono le creature più semplici di tutti i Souls, perché in Demon's Souls sappiamo che sono degli incubi, in Demon's Souls non respawnano, hanno uno spawn fisso, se non le uccidi valgono come uccise per quanto riguarda lo spawn, corrono come delle bestie, sono veramente infami. In Dark Souls le puoi fregare, sono leggermente più lente di te in partenza e poi accelerano oltre. Ma poi possono respawnare, se non le uccidi non valgono. Facciamo la strada lunga, non voglio buttarmi direttamente nel villaggio. E così via. Mentre qui avete visto che c'è tanta pazienza, tanta calma, perché comunque ti portano. Non sono difficili da colpire, sono, sem olè, sono semplicemente delle trappole. Ti portano o a vedere qualcosa di utile, come nel caso dell'officina, che ti fanno vedere che ci sta il passaggio sotto, oppure ti portano in mezzo a nidi di creature. Allora.
Insomma, in ogni caso, tutti questi avamposti, tutte queste casupole all'interno dei boschi proibiti ci fa anche capire che probabilmente gli studenti di Birkenwerth da qualche parte vivevano. Allora, ok, qui abbiamo il villaggio e abbiamo un bivio. Partiamo dal presupposto che io non ho intenzione di morire, quindi possiamo tranquillamente pulire il villaggio e poi fare tutto quello che ci interessa intorno. Allora, io adoro fare queste combo, ma sappiamo molto bene che non è il caso, perché effettivamente il fuoco qui non è l'elemento migliore. Allora, non vedo l'ora di poter ottenere qualche pezzo. Dovrei magari fare qualche Charlie's Dungeon per farlo, lo so. Wow! Lo so. Però contemporaneamente ne sono saturo. Comunque avete visto che ovviamente voi avete compreso che da vedere non sono uno spettacolo. Ormai abbiamo esaurito tutte le cose da far vedere che comunque volevo mostrare sui Chalice. Ma viceversa, anch'io come player, anch'io come blind runner. Perché in questo caso la blind run, lo avete sempre capito, ve l'ho sempre detto, si tratta di vedere come io giocherei da solo. E adesso effettivamente da solo non starei tanto a insistere sui Chalice, perché mi hanno donato persino più di quanto sperassi. Ora il punto è che però, da capriccioso, anche da solo, vorrei qualche pezzo per cambiare arma, quindi cadiamo. Ecco qua. Ragazzi, questa è una bella trappola, però in realtà più che altro siete voi a essere stati usati come oggetti. Mi hanno gettato qui in quanto macellai di vittime inermi, ma ecco, preso il cacciatore sbagliato. Lo stessa sovraumanità dei cacciatori, ragazzi, è da prendere in considerazione. Avete visto che tutti i popolani sono normali popolani? Non possono schivare alla velocità del suono, non possono fare movimenti inumani, non possono ferire le belve perché non hanno abbastanza forza fisica, ma noi non siamo giganteschi energumeni pieni di magia. Siamo cacciatori. Ed è il sangue. Ecco qua, qui è da dove si cadeva. Vi ricordate? Quando ho detto che saremmo tornati indietro? Si sarebbe caduti qui. Le mappe sono eccezionali, però è anche l'atmosfera e la definizione grafica. L'unica cosa che veramente non va sono i fotogrammi a seconda. Questa è una cosa che non sta in piedi, non sta in piedi, non sta né in cielo né in terra. Io capisco che lo standard del 60 fotogrammi a secondo è una prerogativa che deve essere dei PC. E non pensiate che lo sia, non lo è. È questo che mi fa tanto arrabbiare, perché gli FPS stabili, anche 60 appunto, non sono lo standard su PC, e questo è il problema. A causa del mercato, e su console non possono esserlo, però ricordiamoci anche che The Phantom Pain esteticamente spacca in due e andrà a 60 fps e non ha certamente meno definizione grafica di Bloodborne, però ha molti meno dettagli microscopici, almeno nella definizione, nelle animazioni forse persino superiore, però comunque ce la fa, quindi From dovrebbe impegnarsi, grazie anche al budget di Kadokawa, a studiare, a evolvere. Sono sicuro che lo stanno facendo, perché Bloodborne comunque è qualcosa di esteticamente pazzesco. Allora, ora, voi non voglio che usciate, quindi restate dentro. Perfetto. Voglio provare a vedere se, ora parlando con lui, dovremmo credo ottenere la tonsilla di pietra, no? Ed è la tonsilla che dovrebbe ottenersi soltanto dopo una certa parte del gioco. Io non sono esperto, sono in blindrun, quindi non so quale sia questa parte del gioco. Nel caso sia l'entrata ai boschi, voglio provare a dimostrare il concetto che, appunto, anche Patches, anche la voce di Patches, così come quella del morto, ha una sorta di ubiquità, ossia che ogni NPC del gioco, superata una certa parte, risulta avere quel tono di voce e dirà quelle parole e ci donerà la tonsilla di pietra, onde sottolineare ancora di più l'assoluta incertezza e irregolarità del mondo dello spazio e del tempo di Bloodborne, che quindi non va preso in maniera lineare. E qui abbiamo lo shortcut che ci siamo persi all'entrata della nostra prima visita al bosco, e devo dire la verità che ci è mancato veramente poco ed è stato veramente un gran peccato perderci di vista una chicca del genere. Tuttavia, questa volta uccideremo Josefka qui, in questa istanza, perché so che ci attaccherà. Non so né cosa dirà né cosa comporta l'eliminarla, però voglio provare a ucciderlo. Anche perché ah, ma no, scomparirà, vero? Volevo osservarlo. Vedete quanto sono simili agli Ptumeriani? Sono
sono incredibili. Vederli senza gli abiti però è veramente bello. Vi fa capire che comunque non sono messi bene. Attenti alla stamina. E hanno anche attacchi completamente diversi. Cioè, sono le stesse creature, ma a causa della loro mancanza di armi si muovono, combattono e agiscono in maniera completamente diversa. Solo che il loro modello è troppo pesante e quindi non possono restare sull'engine. Vengono fatti scomparire. Qui torniamo indietro, c'è lo stesso tesoro. Voglio assolutamente godermi l'esplorazione. Allora. Quindi, in altre parole, qui siamo sotto Yharnam. E non è esattamente una cosa da escludere, perché se siamo sotto Yharnam, evidentemente qualcosa non va. Il bosco proibito è molto vicino a Yharnam e non è soltanto... Oh, ho sbagliato. E non è soltanto una questione di level design, in quanto, se ci fate caso, l'acqua qui è putrida, benefica, ed è benefica perché ci sono corpi, corpi probabilmente che derivano dalla clinica di Josefka e dalla vera Josefka, ossia quella che cercava di curare la malattia. Quindi questo schifo probabilmente è il risultato della piaga del sangue cinerio. Perché quella della bestia, ho sbagliato, ho finito la stamina. Quella delle belve non è la piaga che ha ucciso. La piaga delle belve... No. La piaga delle belve è la conseguenza di aver curato il sangue cinereo con il sangue antico. Con il sangue della cura della chiesa. E ricordiamoci tutti che questi in qualunque Souls sono veramente fastidiosissimi. Ok. Non dimentichiamoci la realtà. La realtà dei fatti è molto precisa, è molto concreta. Ossia, la Chiesa non è cattiva. La Chiesa non ha mai voluto... Qui ci vorrebbe lanciafiamme. Ci vorrebbe decisamente lanciafiamme. Credo che qui, con il Rosmarinus o il lanciafiamme, si possano fare miracoli. Perché giustamente, una cosa che sfugge a molte persone è che non devono vedere come un difetto, ragazzi. E vale per tutti i Souls. Demon, Dark, Dark 2, Bloodborne. È che i Souls non sono un gioco di ruolo classico nel quale ti costruisci la build e il titolo deve funzionare al 100% con tutto ciò che hai scelto di avere. Non è esattamente così. I Souls sono sempre stati tutti situazionali. Se vai da Sith il senza scaglie con un'arma magica, puoi vincere, per carità, è quello il buon level game design, però è una stupidaggine, perché sono talmente resistenti che risulterebbe una creatura quasi immune. Ora, qual è l'obiettivo? L'obiettivo è farti capire che comunque in Bloodborne e nei Souls, appunto, come tutti gli altri, tu puoi cambiare build, non tanto le caratteristiche, ma puoi sgamare un modo per fare danno senza necessariamente utilizzare la tua caratteristica, perché per esempio in Dark Souls e in Dark Souls 2 esistono le armi grezze. Le armi grezze tolgono lo scaling ma aumentano il danno base. Tramite quelle armi è possibile sconfiggere qualunque creatura indipendentemente dalla loro difesa elementale. Rangeborn. Perfetto. Chissà quanti di voi o da quanto tempo non visitano quest'area con cura come sto facendo io. Perché io stesso... A me mi risulta strano, in quanto è la classica area che si supera senza minimamente dargli peso. Ehi. Quindi, giustamente, uno potrebbe dire, ma queste creature è fastidioso se devi ucciderle con il rosmarino o il lanciafiamme. Beh, avete visto che non è così. Non dobbiamo ucciderle con quello o quell'altro, ma sicuramente è un metodo più intelligente, più rapido e meno pericoloso. E io sto già lamentandomi mentalmente nel momento in cui dovremo andare alla frontiera dell'incubo e sarà tutto bruttissimo, perché sarà veramente, veramente... No! Pelo. E sarà veramente una cosa terribile, perché sappiamo tutti che effettivamente è tosta muoversi in quell'area. Altro che boschi proibiti. Altro che boschi proibiti. Tra l'altro, questo sarà un episodio in cui non avremo una boss fight, perché effettivamente i Forbidden Woods sono veramente, ma veramente lunghi, complessi. Vorrei arrivare perlomeno al mulino, però. Così che la seconda parte sia la parte bassa dei boschi e poi le ombre di Yharnam. Di loro vorrei parlarvi un po'. Di loro vorrei parlarvi un po' perché, dopo tutto, a fronte della rivelazione del fatto di cosa troverò a Hill, il nome di quel boss un po' mi puzza adesso. Molto di più. Ricordiamoci dove stiamo uscendo qui. Questo è forse è il più bello shortcut di tutti i Souls. Questo è probabilmente il più bello shortcut di tutti i Souls.
Perché è imparagonabile, è troppo bella l'emozione che ottieni raggiungendo qui, questo luogo, in questo modo. È meraviglioso. Colpisce. E mi fa sentire la mancanza di uno shortcut in Dark Souls 1. Quello secondo me, non dico che è un difetto, perché per carità, difetto, è una cosa di gusto in realtà, però neanche troppo. Cioè, esiste in Dark Souls una mappa che non è collegata a un'altra e potrebbe esserlo in maniera semplicissima da livello di design, anche se ovviamente bisogna capire poi effettivamente quanto la console ne soffrirebbe. Ciao. Ossia, la tomba dei giganti è Lost Isalith. Perché Lost Isalith è visibile dalla tomba dei giganti, proprio dal falò. Provate a immaginare uno scivolo, no? Anche di pietra, uno scivolo umido, che ci portasse proprio davanti ai demoni del toro. Che figata sarebbe. Poi ovviamente i falò sono stati messi per poterci teletrasportare, però shortcut ci starebbe così bene. Allora. Quindi, sappiamo un po' di cose su Josefka, parliamone. Nei commenti è palese, se noi mandiamo qualcuno a Josefka, verrà trasformato in Kin. Proprio perché, quando io e Fenrir avevamo intuito, pensando di esserci sbagliati, che quel Kin fosse Josefka perché ci droppava la fiala, poi abbiamo trovato Josefka e avevamo capito che avevamo sbagliato, ma in realtà no, perché quella non è la vera Josefka, duh. Trasforma tutti in kin, quindi fa esperimenti per non far trasformare in bestia, in belve le persone, ma in grandi esseri, in piccoli grandi esseri, in surrogati di. E qui abbiamo appunto la originale Josefka trasformata. Qui troveremmo tutti gli NPC che abbiamo portato a Owedon, compreso il Beggar, ossia quello che diventa cannibale ed è già cannibale, trasformati in kin. Ed è una delle poche occasioni che abbiamo per osservare queste creature da vicino. Ovviamente non c'è nessun tipo di speculazione da fare a riguardo, semplicemente sono brutti alieni. Questo è quello che succede. Aia. È quello che succede agli esseri umani quando raggiungono non solo una certa intuizione, perché altrimenti forse anche noi saremmo diventati qualcosa del genere. O magari ci sarebbe stata la caratteristica al posto di Beasthood, Kinhood, no? Però. Loro sono pressappoco immuni a parecchi attacchi. Il fuoco sono abbastanza resistenti, anche se questi sono abbastanza fiacchi. E anche 374. Abbiamo visto. Ah, ma non ne abbiamo tanti. Volevo farvi vedere quanto erano deboli agli attacchi perforanti, però. Qui non ne abbiamo tanti. Vero? E qui abbiamo però un'immagine importante, la vera clinica di Josefka. Qui abbiamo davanti ai nostri occhi che cos'era veramente la clinica, un luogo di cura. E qui abbiamo un indizio. Ossia. Cosa sta cercando di fare Josefka stessa? O forse cosa non riusciva a fermare la Josefka originale? Ma non sono d'accordo. Questo è chiaramente un simbolo della nuova Josefka, dell'impostore, che cerca di trasformare gli esseri umani in kin. Ma non è il suo obiettivo, chiaramente. Il suo obiettivo è trasformarli in grandi esseri, ma non loro, se stessa. Lei vuole capire come fare, come non diventare un kin. E sappiamo che in un certo modo ci riesce perché viene messa incinta in quanto ha un cordone ombelicale. Viene messa incinta da un grande essere. Quando l'abbiamo vista sofferente erano doglie. Brutta storia, eh? E ora dovrebbe parlarci. Quindi. Aroma lunare. Come hai fatto a intrufolarti qui? Che peccato, avevo grandi aspettative su di te. Beh, non cercherò di accampare scuse. Ti spiacerebbe lasciarci soli? Le cose non devono cambiare. Tu troverai i superstiti, io avrò cura di loro. Però, se rifiuti di andartene. Vabbè, ho sempre voluto misurarmi con un cacciatore. È matto dalle gare. Io lo ammetto, non riuscii a resistere. Ero parecchio curioso di sapere quali fossero i limiti di Bloodborne e quali fossero le possibilità di trama e di scelta. Quindi io qua con la rana di Sabaku entrai, ma saltai i dialoghi e uccisi Josefka. Quindi in realtà per me comunque siamo in Blindrun. So che ci avrebbe attaccato, non tanto, non solo per i commenti che mi hanno spiegato cosa sarebbe successo, perché comunque ormai lo spoiler è free. Non preoccupatevi. Sappiamo
Stiamo discutendo di ormai un'opera che dobbiamo assaporare a livello completo. Non c'è più il chissà che succede. Viviamola, anche se non so tutto. Viviamola. Allora. E ora abbiamo disobbedito, immagino. Io andai all'attacco perché non volevo avere dialoghi o segreti. Quindi. E non raccolsi neanche il drop. Droppa qualcosa. Quindi, vediamo un po'. Ed è armata con la frusta chiodata. Non sarà doloroso. Presto ti sentirai bene. Già. Fai parte dei ranghi alti della Chiesa, giusto, Milady? Volevo provare a farle un parry, lo ammetto. Si può fare un parry all'incantesimo? Wow, è forte! È molto forte. No, era un parry perfetto. Ah, avviciniamoci. Ragazzi, voglio riuscirci. Devo parriare, devo... Scusate, stavo per fare una battuta su penetrazioni e Josefka, ma... Citazione a parte, che non so quanti coglieranno. A questo punto tanto vale combattere. Bello, complicato. Io non, ovviamente non la combattei in New Game Plus, quindi mi sembrava molto più semplice. Opla. Ok. Presto ti sentirai bene. Ah, brutto però che... Muori. Ah no, ok. Ne ho abbastanza. Ora smettila. Ok, ci siamo goduti i dialoghi. Ok, si può curare solo una volta? Penso di sì. No, wow! Ah, furbetta! Bella trasformazione, Milady. Sei stata brava. Maledizione a quest'idiota! Odom Wraith. Ah sì? Ok, è una cosa che abbiamo già visto. Appunto, è una versione più potente. Però, appunto, è legata a Odon. Odon, che alcuni pensano possa essere una rappresentazione della Luna Rossa. E non tanto la Moon Presence. Però. C'è qualcosa qui? Nulla? D'accordo. A questo punto non utilizzo un marchio del cacciatore. Sapete perché? Perché voglio provare ad andare a Yharnam. Voglio provare a bussare a una porta di Yharnam. Voglio vedere se succede veramente quel che sembra. Ossia, mi parlerà Patches. Sarebbe molto figo. Ora, ho letto un'altra cosa nei dialoghi e questa credo è francamente... Mi risulta essere agli occhi attuali un difetto. Perché non mi sembra una cosa sensata. Sa si può giustificare, ma mi sembra un po' una forzatura, una porcatina. Vale a dire il fatto che adesso che abbiamo ucciso Josefka, se mandiamo qualcuno alla clinica, verrà comunque trasformato in Kin. Non credo che la gente si metta a bere pozioni qua a caso sperando di avere l'eterna giovinezza, ma uno potrebbe anche pensare che sia così e, che, e quindi giustificare il tutto, però gnè. Questa cosa non mi piace moltissimo, in realtà è una svista secondo me. E non è neanche una svista piccola perché è una delle main quest del gioco, quindi... Ragazzi. Probabilmente in New Game Plus, senza neanche le gemme che ho adesso, li shotterei con un'arma così forte. L'importante è che non ti destabilizzi, amico. Ah, direzionare gli attacchi.
Che meraviglia. Occhio, eh. Io volevo fare le cose un po' in fretta per toglierci il peso, ma... Allora. Toc toc. Oh, sei un cacciatore di belve, vero? Gloria a te. Tu non conosci il valore delle tue gesta. È lui. Ma più grande è la pietà. La notte ha molte ore e le belve sono più numerose di quanto io possa contarne. Questa è una caccia senza fine. Neppure la morte offre sollievo e il sangue ti imbeve. Ah, un destino davvero orrendo, ahimè. Ma sono disposto a farti un favore. Portati leggermente sulla destra della grande cattedrale e cerca una chiesa antica, celata. Il dono del Dio ti darà la forza. Sì, ne sono indiscutibilmente certo. The key of the Godhead. E ora? Neppure la morte offre sollievo e il sangue ti imbeve. Cerca l'antica. Il sangue ti imbeve. Ridondante, questa frase. Nati dal sangue, resi uomini dal sangue, annientati dal sangue. Una bella storia. Ora, i boschi proibiti nascondono la verità, e non nascondono soltanto la verità degli studi Birkenworth, che in realtà si possono trovare più che altro vicino alla cattedrale, e all'accademia, ovviamente. Quello è dove si nasconde la reale ricerca degli studiosi, degli scolari di Birkenworth. Però... viceversa, ragazzi, ciò che conta è che è a Birkenworth che si nasconde Rom. E di Rom ho intenzione di fare una bella analisi. Voglio assolutamente leggere i vari dialoghi. Sto cercando di fare il percorso più smart per far impazzire... Aia! Ah, devo recuperare gli HP! No! Vabbè, devo recuperare un po' di cose. Opla. Perfetto. Dio. Sì, sì, maledizione dannata. Io sto pensando adesso in silenzio perché... Opla! Sto... Ah, è vero! Dopo la patch spawnano tutte le creature usando un... Prima non era così. Prima non era così. Allora... Non facciamo finta di niente perché sarebbe un errore madornale da parte di qualunque cacciatore far finta di niente. Rischiamo di metterci in pericolo o non combattere come dovremmo a causa del fatto che stiamo accumulando creature. Ora, perfetto. A questo punto voglio fare un ultimo giro qui, perché potremmo effettivamente perderci di vista un po' di cose. Nel mentre discuto, l'episodio ormai giunge al termine, di quello che faremo anche nel prossimo, perché sappiamo che voglio raggiungere le ombre di Yharnam. Però abbiamo ottenuto anche l'invito a Kanehurst. Abbiamo ottenuto un invito a Kanehurst e possiamo già andare alla frontiera dell'incubo. E all'accademia, al primo piano, ragazzi. Questa non è una cosa molto importante. Ora, questa cosa molto importante, però, non so se farle, e qui voglio voi. Siamo nel New Game Plus, questa è l'anima della scoperta Plus, e voglio condividere con voi l'esperienza di affrontare questo genere di gameplay, queste scelte. Ci tengo moltissimo, ragazzi, quindi fiondatevi liberi nei commenti. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ossia, che ne dite se... questi luoghi secondari li facciamo dopo aver ottenuto l'ultimo oggetto per poter affrontare la regina, per poter affrontare gli hill? Che ne pensate se affrontiamo le zone opzionali
dopo aver ottenuto gli ultimi segreti che ci nasconde Yharnam. Ok, andiamo qui. Via, 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 via. Era invulnerabile durante l'animazione, proprio come noi. Ehi, ragazzuoli. È arrivato il momento di Rangeborn 2. E se sparo? Credo che lo sparo. No, non. Quello non passa tramite le geodata. Perfetto, apriamo la porta. E qui dovremmo essere in grado di salire, no? Qui c'è anche il sacco di botte che ci uccise la prima volta, non me lo dimenticherò mai. È stata una scena bellissima, è stata un'emozione pazzesca. Mi sono veramente emozionato allora. Qui abbiamo già ottenuto, credo, l'abito bianco della chiesa. Perfetto. Ah, coccola. Dai che raggiungiamo il mulino, ragazzi. Voglio assolutamente chiudere l'episodio giunto lì. Non dico dentro, ma. Ehi là. Allora, tu sei molto facile da uccidere, anche se non sembri tale, però. Prova a buffarti, tu devi solo provare a buffarti, sciocchino. Sempre paura di far partire il buff e quindi non faccio il parry sempre. Oh, l'ha presa. Ah no, ok. Dai. Ho sbagliato alla grande. Ok. I tempismi di loro decisamente non li ho ben chiari in testa, ho fatto un po' di errori. Bloodstone Shard. Datemi qualcosa di più valido. Allora, qui poi abbiamo, esatto, siamo sui tetti. Sui tetti si possono fare parecchie cose carine. Qui dentro non ricordo cosa c'è, eh? Ah, esatto, il Beast Roar, però ce l'abbiamo già. Il Beast Roar lo voglio utilizzare un po' più spesso. Nella run avevo detto che l'avrei utilizzato, ma non ho mai trovato l'occasione o il motivo, ma solo perché mi piace il combattimento diverso, cioè adoro il melee, mi piace tantissimo. Però, per esempio, no? Ci sono questi che lanciano le Molotov. E se io utilizzassi il Bistro? Ma gliela posso lanciare contro? No, la lancia lontanissimo. Però posso fare questo. Venite, venite, voglio buttarvi tutti di sotto. Venite, venite. Lui non viene. Dai, dai. Vieni, vieni. Bravo. Ehi. Ho detto a terra. Perfetto. E ora? Oh, sì, lancia le Molotov. Lancia le Molotov, amico mio. Guarda, sono qui, lancia le Molotov. Guarda un po' dove sono. Ti va di usare le Molotov? Bravo. Continua così. Così si fa. Lanciate le Molotov. Devo stare attento a me stesso, ma. È troppo divertente, dai. Oh, Mike, attento. Ho abusato dell'idea, eh? Che cosa divertente. Scusate, volevo mostrarvi questi giochini. Ok, dai. Anche perché, ovviamente, in quest'area qualunque arma di fuoco raddoppia il danno. Quindi, se noi facciamo questo. Il risultato è proprio quello che sembra. Avete visto quanto gli ho fatto? Vogliamo fare un attacco caricato? 4.000, ragazzi. 4.000. Questa è una cosa che volevo assolutamente mostrarvi. Per esempio, hey tu! Hey, listen! Scusa, sapevo che ti avrebbe dato fastidio. Follow me!
Wow, sei forte. Magari dovrei smettere di dire. Ma avete visto che figata, ragazzi? Ok. Credo che il danno non sia elementale quando vi faccio il riposto, eh? Temo di no, però se lo fosse, se lo fosse, non lo era. Però sapete cosa si può fare? Scusate, io devo fare questa cosa, devo provarci. Allora, guarda, mi serve solo uno di voi. Quindi, tu no, tu vieni qua. Visto che abbiamo raggiunto lo shortcut e voglio chiudere l'episodio, almeno vi faccio un po' sorridere. Poi torneremo qui, controlleremo se abbiamo perso l'oggetto là sopra, perché non vorrei che fosse successo. E... aia, ho finito il proiettile. No, 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 vieni qua dove ci sta bene bene l'acqua sporca d'olio e vieni esattamente sotto il mio tiro. Raddoppieremo il danno con il riposto, no? E ora... niente, forse l'ho raddoppiato però. Credo che quelle creature, le donne immerse nell'olio, fossero deboli al fuoco. Fossero molto deboli al fuoco. Ora, vediamo se là sopra c'è ancora l'oggetto. No, l'ho raccolto, no? Credo di averlo raccolto. Andiamo allo shortcut, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Abbiamo raggiunto il mulino. Adesso avremo a che fare con il beggar. Che, quindi, possiamo decidere se attaccare lì o mandare da Josefka per dimostrare il problemino di programmazione. E molti di voi sono di opinioni diverse, quindi voglio sapere cosa ne pensate. Perché mi avete detto che se lo attacco lì ci sarà un dialogo unico. Vero? Proviamo. Viceversa, se lo mandiamo là possiamo vedere che succede effettivamente alle persone una volta raggiunta la clinica, che ci sia Josefka o meno. Ragazzi, alla prossima.